475 anni e non sentirli. L'Orto Botanico di Padova, patrimonio dell'umanità dal 1997, compie quasi mezzo millennio e lo fa con una celebrazione in grande stile. Chissà quanti studenti hanno passeggiato fra le mura dell'Orto dei Semplici, la zona più antica, edificato nel 1545, primo esemplare al mondo di giardino botanico universitario. Prima della sua costruzione, gli studenti di medicina conoscevano le piante medicinali solo dai libri, un metodo diventato obsoleto e che l'Università di Padova per prima integrò edificando un vero orto dove studiarle dal vivo. Nel corso dei secoli, generazioni di botanici hanno arricchito il vasto assortimento di esemplari, consegnandoci un patrimonio di oltre 7.000 piante con 3.500 specie botaniche. Dal 2014 al 500° orto botanico si è aggiunta l'avveniristica serra chiamata Giardino della Biodiversità. Sia nella parte antica che nella parte nuova, Giardino della Biodiversità, troviamo specie che provengono da tutte le parti del mondo. Nella parte antica sono esposte in modo più, diciamo, didattico e storico. Nella parte moderna sono esposti proprio secondo i loro reali di provenienza. Quindi il visitatore fa un viaggio ideale attraverso i vari ambienti tipici della terra, partendo da quello, diciamo, equatoriale, subtropicale, fino all'arido, passando per i climi temperati. In quasi 500 anni di storia, milioni di visitatori hanno attraversato l'Orto Botanico di Padova per ragioni di studio, in cerca di ispirazione o per semplice curiosità. Tra i molti passò di qui anche lo scrittore e poeta Wolfgang Goethe, che si interessò ad un'antichissima palma che ancora oggi porta il suo nome. Nonostante gli anni, l'Orto Botanico continua a coltivare l'anima scientifica che ha guidato le sue ricerche in passato, sperimentando incroci e coltivazioni particolari. Qui a Padova non c'è l'insetto che nelle zone tropicali impollina la vaniglia e quindi il professor De Visiani già nel 1844 circa riuscì a far riprodurre la vaniglia esercitando un'impollinazione artificiale. Mise a punto questa tecnica che ancora oggi noi ripetiamo ogni anno. Per festeggiare, nel giorno del suo speciale compleanno, l'Orto Botanico terrà aperte le sue porte fino alle 23, proponendo visite notturne e un inedito appuntamento gastronomico. Il maestro Biasetto creerà una mousse al cacao e un gelato alla vaniglia, usando i frutti cresciuti nell'orto. Un appuntamento suggestivo per un compleanno a livello UNESCO.